Ben ritrovati. Aspettate, salve, io sono una persona, come ho detto l'altra volta, attraverso il video che ho fatto l'altro giorno, nel precedente video, vi ricordate quello della settimana scorsa, in cui avevo specificato di essere una persona Asperger? Sono Simone Giangaspero e io qua voglio parlarvi di cosa consiste in realtà essere Asperger, quali sono i difetti e quali sono i vantaggi del mio modo di essere. Se vi piace, mettete mi piace, campanellone, fate l'abbonamento, fate pure l'iscrizione, è tutto gratis. Io praticamente sono una persona che ho avuto la sindrome di Asperger per molti anni, sono nato e ho una malattia dalla quale nasciamo e con la quale moriamo, perché purtroppo non ci sono cure. Ma devo mettere una cosa: il fatto che abbia chiamato la malattia è stato un attimino di emozione, perché non è realmente una malattia, come può essere ciechi, essere sordi o zoppicare o queste cose qua. Vuol dire praticamente un modo di essere, come un modo di essere italiano o di qualunque altra cittadina e cittadinanza. Ogni nazione ha un modo di essere, giusto? E anche l'essere Asperger ha un modo di essere. Il modo di essere dell'Asperger è caratterizzato da alcuni difetti, come per esempio quella di essere persone con difficoltà ad aprirsi verso l'esterno, però che col tempo ci possono arrivare, e poi praticamente che magari sono far fatica a comprendere scherzi, imbrogli, e che molte di queste persone possano avere paure dei cani o essere infastidite dai rumori e dei forti suoni. E nel mio caso si è rivelato tutto così. Io però comunque, a pari di molti Asperger, che è una forma di autismo ad alto funzionamento, tra i cui cito persone che hanno avuto questo modo di essere, anche molto intelligenti come Einstein, come anche probabilmente Leonardo da Vinci, sono personaggi rimasti nella storia e hanno avuto questo disturbo. In realtà, pertanto, non è un disturbo, ma è soltanto un modo di essere. E anche dei lati positivi, tipo per esempio una forte attenzione, una forte concentrazione, una forte routine, una forte ritualità, una forte ordine in casa, e anche vari vantaggi, anche per esempio nel mio caso, che mi rispecchia, un lato matematico molto forte, un lato contabile molto forte, oppure comunque in questo modo avere degli argomenti in cui se uno è particolarmente appassionato, come nel mio caso può essere la contabilità oppure il computer, oppure comunque gli altri possono avere meno interesse a questo, ma magari essere attratti in maniera forte da altri passatempi che comunque possono anche sviluppare da questo una forma di lavoro da cui praticamente porre dei vantaggi di solidarietà con gli altri, e anche praticamente poter ricavare anche un delle entrate, o anche essere riconosciuti e valersi. Per esempio, io fin dai tempi delle medie e anche delle elementari ero molto appassionato alle lingue, in modo particolare io per esempio sapevo parlare già in inglese prima nonostante l'inglese non si studiasse a scuola in quel periodo prima delle medie. Ero arrivato al termine della quinta elementare che già sapevo scrivere delle parole in inglese, aiutato mio papà. E ricordo per esempio, cioè ricordo, non è che ricordo, voglio dire per esempio alcune cose dei numeri, che i numeri mi sono sempre stati amici fin da quando ero piccolo, e che ad esempio quando avevo tre anni, mi piaceva e mi trovo ad Andalo si trova vicino a Molveno e quindi vengo sulla Paganella, mi piaceva osservare le telecabine
perché mi piaceva guardare i numeretti che ognuna aveva nel rettro della telecabina, nel vagoncino. E addirittura praticamente queste telecabine mi piaceva osservarle, mi piaceva calcolare, mi piaceva controllare l'orologio, lo scorrere dell'orologio quando ero iscritto alle elementari, mentre gli altri compagni giocavano a pallone. E io questo ad esempio alcune cose che cita praticamente alcune fonti del mio modo di essere. Magari ero molto molto meno socievole, soprattutto a bambino con gli altri, facevo una forte fatica, soprattutto in infanzia, a sviluppare le amicizie, però avevo delle forti passioni, secondo il modo di essere, perché venivo mal visto e probabilmente venivo preso in giro dai miei compagni e dei ragazzi della mia età in genere, per questa motivazione, ed è per questo motivo che io ho avuto difficoltà di adattamento anche quando frequentavo le colonie d'estate con i preti o col comune. E però comunque questa cosa purtroppo era mal vista, per cui io ho frequentato colonie, ho frequentato parrocchie pensando soltanto che era solamente una questione di adattabilità e non praticamente di questo modo di essere. Infatti è stato riconosciuto soltanto nel 2000, più o meno nei primi anni 2000, e io sono venuto a conoscenza di questa cosa nel 2002, al termine del 2002, grazie ad una dottoressa di Pordenone, che voglio ringraziare di avermi dato la verità per questo motivo, che si chiama Cinzia Raffì. Grazie Cinzia. E io praticamente io mando avanti questi video, ne pubblicherò anche altri, e mi raccomando guardateli, spero che non vi abbia annoiato la cosa, spero che non vi abbia disturbato che io praticamente fossi stato emozionato, perché anche questo rientra nel modo di essere. E io voglio ringraziare tutti i miei ascoltatori, mettete mi piace, condividete e pubblicate. Ciao!